Oggi recitiamo presso la nostra sede un altro dei momenti importanti del percorso che Italia dei Valori già da tempo ormai ha intrapreso in provincia e dicevo un altro momento importante perché presentiamo l'ufficiale adesione del dottore Pardi Merola Emilio, che è qui alla mia destra, consigliere comunale di Santa Maria Capua Vetere, che si aggiunge alla già prestigiosa pattuglia di consiglieri comunali nelle persone del consigliere di Monaco Gaetano e Monaco Fabio. Quindi all'assessore abbiamo anche il consigliere provinciale Edoardo Giordano, che per noi è un punto di riferimento importante, e attraverso lui e noi stessi portiamo il saluto dei consiglieri Massi e Stefanelli, che si scusano per non essere presenti a questo incontro per precedenti impegni professionali, ed essendo entrambi medici è da comprendere anche il disagio che ogni tanto vivono. Io ho aderito al partito Italia dei Valori, di cui condivido pienamente il programma, e ci adopereremo per la città di Santa Maria Capua Vetere, e già lo stiamo facendo da alcuni giorni, per la legalità e la trasparenza del territorio. Perché la nostra città ha bisogno, in questo momento soprattutto, ha bisogno di legalità e di trasparenza. In questo sarò supportato dall'onorevole Amerigo Porfidi e da tutti i vertici provinciali. Ad oggi ritengo che questo partito sia il partito ideale per le mie idee. Ringrazio gli amici qui presenti e niente, volevo dire questo, il mio contributo nell'esecutivo cittadino in appoggio all'amministrazione giudiciaria è quello di fornire il mio massimo contributo, la mia massima energia per collaborare anche in maniera tecnica sia nelle scelte di esecuzione sia nelle scelte di programmazione. Santa Maria in effetti nell'ultimo recente periodo è stata molto bistrattata e molto presente sui giornali per un cambio di compagine che costituiva l'originario progetto amministrativo. Con l'assessorato che è toccato a me, che è un assessorato abbastanza importante per, per il nuovo disegno di cui verrà da qui a breve dato a Santa Maria, cercherò di rispettare nel modo più ampiamente possibile il programma di Giudiciani e del Partito Italia dei Valori. Giustamente gli amici di Monaco e Monaco, che già ci conoscevamo, e anche l'amico Pardi, che abbiamo scoperto di esserci già conosciuti per regressi passati professionali insieme. La cosa che mi fa piacere è che mi sembra che l'Italia dei Valori sia diventato un virus che, grazie a Dio, su Santa Maria sta facendo particolarmente malati, tra virgolette, nel senso buono. Ma in effetti, mando alle metafore, possiamo dire che probabilmente il partito Italia dei Valori è probabilmente l'unico partito in questo momento in cui le persone in cui cercano di dare risposta alle persone, di dare risposta alle problematiche e di darle nella maniera più semplice, quella più onesta, cioè che i migliori vincano, che i più accreditati vincano, che i più bravi siano quelli che effettivamente debbano vincere i concorsi, o che a prescindere dai ribassi, ma le ditte migliori siano quelle che debbano poi aggiudicarsi e a parte. Come dire, cose che sembrano così normali, appare che nella nostra provincia questo non sia tanto più possibile. Allora ecco che l'Italia dei Valori diventa quel partito che ti dà quella normalità, quella giusta classifica di valore con cui poi la politica deve effettivamente dare e gettare quelle basi programmatiche per dare
quindi risposte alle persone. Notavo con piacere che il collega, che l'amico assessore diceva non dobbiamo perdere fondi, non dobbiamo perdere l'opportunità di dare uno sfondo occupazionale. Noi abbiamo una provincia che ha delle bellissime caratteristiche storia, mi pregio di dire che Santa Maria è il secondo anfiteatro d'Italia e che dal punto di vista turistico potrebbe essere sfruttato in maniera eccellente, cosa che non lo è affatto, è quasi stato di abbandono, ma abbiamo tante bellissime città anche dal punto di vista di storia importante come Capua, Aversa, che potrebbero essere messi in circuiti che potrebbero portare effettiva nuova ricchezza al territorio.